Quarto mito, la democrazia è politicamente neutrale. Si dice che la democrazia è compatibile con tutti gli indirizzi politici. Sono gli elettori a determinare gli orientamenti. Quindi la democrazia non sarebbe né di destra né di sinistra, né socialista né capitalista, né conservatrice né progressista. In realtà la democrazia sottende una specifica direzione politica, perché è un'idea collettivista, l'idea democratica che le decisioni vengono prese insieme. In teoria non ci sono limiti alla collettivizzazione. Per esempio, per motivi di sicurezza, di solito il pretesto è quello, la maggioranza, o meglio il governo, possono imporci e obbligarci un po' qualsiasi cosa. Non esiste alcuna libertà individuale davvero inviolabile. Infatti, ciò che sta accadendo nelle società democratiche è che gli interventi governativi diventano sempre più ampi, le interferenze sempre più pesanti, verso una maggiore dipendenza dallo Stato e una spesa pubblica sempre più elevata. Quindi le democrazie occidentali tendono verso un graduale spostamento verso il collettivismo. Ed è per questo che oggi noi occidentali veniamo superati da economie emergenti che offrono più libertà, meno tasse e minori regolamentazioni. Da noi invece aumentano le politiche interventiste. Più Stato sociale, imposte, spesa pubblica, edilizia agevolata, legislazione sul lavoro, salari minimi e politica estera. C'è crescente interventismo del governo anche nel settore bancario e finanziario che riceve sussidi e nelle leggi contro pratiche che non recano danno a terzi, i cosiddetti crimini senza vittime come il consumo di sostanze stupefacenti e la prostituzione. Dunque sotto qualsiasi partito di tutti gli orientamenti politici il potere dello Stato è stabilmente cresciuto. Questo dimostra che la democrazia non è neutrale ma tende per sua natura verso un grado di collettivismo sempre maggiore e un accentramento dei poteri da parte del governo. Questo è confermato anche dal continuo aumento della spesa pubblica. All'inizio del XX secolo, come vediamo in questa colonna della tabella, nella maggior parte delle democrazie occidentali la spesa pubblica era circa intorno al 10% del PIL. Oggi, come vediamo nell'ultima colonna, stiamo spesso intorno al 50%. Vuol dire che per metà dell'anno, 6 mesi all'anno, lavoriamo come servi per lo Stato. Cioè dobbiamo dare allo Stato in tasse la metà di quello che onestamente ricaviamo dal nostro lavoro. Nei secoli scorsi non era così, c'era maggiore libertà e minore democrazia. Per diversi secoli in Inghilterra il re ebbe il potere di spendere i soldi ma non quello di tassare. Il Parlamento invece poteva tassare ma non spendere. Questo bilanciamento di poteri mantenne l'imposizione fiscale relativamente bassa a lungo. Solo nel XX secolo, quando l'Inghilterra divenne più democratica, le tasse cominciarono ad aumentare. Lo stesso per gli Stati Uniti, la rivoluzione americana iniziò come rivolta fiscale dei coloni contro la madrepatria inglese. La pressione fiscale negli Stati Uniti era pochi punti percentuali. Non esistevano le imposte sul reddito perché erano proibite dalla Costituzione. Poi il potere del governo è aumentato notevolmente lungo il processo di trasformazione nel XX secolo da federazione di stati decentralizzati a democrazia parlamentare nazionale. Un altro esempio sono tutte le leggi emanate dal governo di Washington. Il codice di legislazione federale un secolo fa era composto da un singolo volume, oggi ne sono più di 200. Ogni cosa oggi viene regolata da qualche disposizione di legge. Questo grafico mostra l'aumento di produzione legislativa negli Stati Uniti. Molti disegni di legge vengono approvati dal Congresso senza che i parlamentari nemmeno li leggano prima di votarli. La democrazia negli Stati Uniti ha generato un'interferenza governativa spaventosa e c'è ancora chi sostiene che l'America sia un paese libero. La stessa cosa è avvenuta anche nelle democrazie occidentali dell'Europa. È cresciuta in modo continuo la spesa pubblica e la quantità di leggi e norme. In Italia in particolare l'iperproduzione normativa ha portato il numero delle leggi a 50.000 o addirittura qualcuno dice 150.000. Queste norme poi si rinforzano reciprocamente, per esempio se uno Stato impone un'assicurazione sanitaria pubblica, il governo poi presto o tardi si ritrova a dover forzare i cittadini ad adottare un certo stile di vita, con la motivazione che poi le spese mediche di chi conduce una vita poco salutare ricadono sulla collettività. E questa ingerenza dei governi nella vita privata delle persone è regolarmente accettata
da gran parte dei cittadini come cosa normale. Quasi tutti ormai reputano perfettamente normale che il governo sanzioni o imponga una serie di disposizioni che violano direttamente le libertà individuali. È vero che nelle ultime decadi i cittadini abbiano però potuto godere di maggiori libertà in tanti altri ambiti. Per esempio i canali televisivi commerciali hanno spezzato il monopolio pubblico, si è deregolamentato il traffico aereo, gli orari di apertura dei negozi, le telecomunicazioni, è stata abolita la leva militare obbligatoria. Ma tutto questo non è avvenuto per volontà politica, ma sono state conquiste strappate dalle mani dei governanti democratici. Sono processi che i politici non sono stati in grado di fermare, perché scaturiti dallo sviluppo tecnologico o dalla concorrenza. E non certo perché le élite hanno voluto cedere una parte del loro potere, ma soltanto perché i politici democratici si sono visti costretti a dover cedere questa parte di potere. I governi hanno tuttavia esteso in altre direzioni il loro potere. La libertà sulla rete, cioè internet, è sempre più ristretta dall'intervento governativo. La libertà di parola è limitata dalle leggi contro la discriminazione. I diritti sulla proprietà intellettuale vengono utilizzati per imbrigliare la libertà dei produttori e dei consumatori. La liberalizzazione di nuovi mercati è seguita puntualmente dall'istituzione di nuove agenzie parastatali intese a regolamentare questi nuovi mercati. E queste agenzie parastatali col tempo tendono a crescere, ad accrescersi, introducendo ulteriori norme. In Europa, oltre al peso burocratico imposto dai singoli governi nazionali, c'è adesso anche il livello aggiuntivo di regolamentazione prodotto dall'Unione Europea. In conclusione, il sistema democratico non è politicamente neutrale, è invece collettivista per natura e conduce a interventi governativi sempre più estesi e a un grado di libertà individuale sempre minore. Questo accade perché la popolazione continua ad avanzare pretese e a rivendicare diritti pretendendo che altri ne sopportino i costi. La democrazia è essenzialmente un'ideologia totalitaria, nel senso che nessuna libertà è per principio sacra e inviolabile, ogni aspetto della vita privata è potenzialmente soggetto al controllo governativo. La minoranza è sottomessa alla mercé della maggioranza, o meglio ancora, aggiungo io, del governo. La Costituzione può in parte limitare i poteri del governo, ma può essere sempre modificata dalla maggioranza. Il solo diritto fondamentale che possiede il cittadino è quello di votare, e in cambio di questo voto ciascuno di noi cede la sua indipendenza e la sua libertà al volere della maggioranza, o meglio ancora del mondo politico. Ma la vera libertà è invece la facoltà di poter scegliere. In particolare anche scegliere di non partecipare al sistema democratico e di non doverlo sostenere a proprie spese. Per esempio un consumatore che fosse costretto a comprare per forza un televisore pur scegliendo tra diversi modelli, che sarebbero i diversi partiti politici, non sarebbe davvero libero perché sarebbe comunque costretto a comprare un televisore. Sarebbe veramente libero soltanto se potesse decidere di non acquistare nessun televisore. Quindi scegliere di non partecipare al processo democratico e non dover pagare, non doverlo sostenere a proprie spese. In democrazia però, che lo vogliamo o meno, siamo sempre costretti a comprare quello che sceglie la maggioranza.